Buonasera a tutti, siamo in diretta con il nostro ospite, il dottor Stefano Gnutti, che è un farmacista ma anche un assessore di Bordighera, del comune di Bordighera. Le abbiamo chiesto di essere nostro ospite per parlare di un argomento, diciamo, che è molto attuale, possiamo dire così, che è quello delle mascherine. Le stiamo ancora ricevendo, alcuni le hanno già ricevute, altri no, quelle chirurgiche della protezione civile. Però abbiamo chiesto proprio al dottor Gnutti, siccome a Bordighera, tra l'altro, sono anche obbligatorie non solo all'interno dei locali, quindi mentre fate la spesa, ma anche per strada, di parlare, di spiegarci un po' le differenze tra quella chirurgica, tra la FFP2, la 3, insomma, quali sono, quanto si possono usare, quali sono le migliori per ogni persona e soprattutto se voi avete delle domande le faremo in diretta. Allora, dottor Gnutti, innanzitutto grazie per aver partecipato, aver aderito alla nostra Grazie a te, richiesta. Alice, per avermi invitato. E intanto iniziamo, io partirei con quelle chirurgiche, quelle più semplici, quelle che ci ha mandato anche la Regione. Allora, le mascherine chirurgiche, diciamo che sono le mascherine che tutti quanti dovremmo usare per le attività quotidiane, e se non dobbiamo andare in posti particolari, tipo un ospedale, tipo andare e a contatto con una persona che sicuramente è malata, non dovremmo andarci proprio, bisogna andare al medico, ma abbiamo un parente, così allora dovremmo usare delle mascherine superiori. Diversamente, le mascherine chirurgiche non proteggono tanto noi quanto proteggono tutti quelli che sono intorno a noi da quelle che sono quelle micro goccioline che vengono emesse parlando, tossendo, starnutendo e che, ahimè, ospitano all'interno il virus. Sempre che io sia un portatore del virus. Cosa succede? Se tutti quanti hanno la mascherina, è presto fatto che il virus non riesce a propagarsi. Ecco perché è molto importante l'utilizzo della mascherina. Fino a qualche settimana fa le mascherine erano veramente un prodotto raro e c'è stata grandissima difficoltà a reperire sul mercato le mascherine. E purtroppo ne abbiamo reperite a prezzi più disparati e di conseguenza si sono trovati poi anche dei prezzi al dettaglio molto molto diversi. Adesso la situazione è molto più normalizzata, per cui diciamo che tutti possono avere accesso a queste mascherine. E direi che proprio una cosa banale, ma magari non proprio perché spesso e volentieri si vedono persone che vanno in giro con le mascherine messe male e se mi permetti farei una piccola Certo, spiegazione. certo, Questa è una certo. classica mascherina chirurgica. Da una parte è colorata, dall'altra è bianca. Il bianco va dentro perché il filtro funziona in questa maniera qua. E la parte superiore ha un pezzettino di metallo per poter aderire bene al naso. Quindi io prendo la mia mascherina, la metto così. Me la metto intorno alle orecchie, oddio, cosa è successo? Ho sparito tutto? No, boh. E passo sotto così al mento e la Sì. chiudo bene in alto. Questo perché deve proteggere tutte le vie aeree, quindi naso e bocca. Spesso e volentieri si vedono le persone che Esatto. arrivano in giro col naso di fuori. Purtroppo non va bene. Non serve a Spesso si nulla. vedono tanti che ce l'hanno sul mento perché dicono che non respirano. Allora stai a casa perché altrimenti è inutile averla, cioè non è che è un vezzo portarsi in giro la mascherina. E con questa maniera molto banale, ricordiamo che una mascherina chirurgica ha un utilizzo di 8 ore circa consecutive. Quindi diciamo che noi le abbiamo sul naso tutto il giorno, alla fine della giornata la buttiamo via. Se tu, Alice, esci per andare a fare la spesa e ci metti, diciamo, mezz'ora, è chiaro che questa mascherina non dura una volta sola, può durare più volte, va riposta in una bustina in maniera che non si contamini ulteriormente. Possibilmente sarebbe bene igienizzarla e con del normalissimo alcol. E un'accortezza che allunga la vita alla mascherina è di fare evaporare l'alcol. E non quindi spruzzarlo, tipo ad esempio qua uno spruzzino di una soluzione alcolica. Se io la spruzzo così, devo fare molta attenzione
perché la devo spruzzare da lontano, non devo bagnare troppo il tessuto, altrimenti perde le sue caratteristiche proprio meccaniche. A questo punto, se io ho una normale bacinella, piazzo un po' di alcol sotto e ci metto sopra la mascherina in questa maniera qua, e l'alcol evapora e disinfetta la mascherina senza impregnarla e quindi mantenendone inalterate le sue caratteristiche meccaniche. Quanto Quindi tempo deve ho... stare sulla bacinella per Come? essere... Quanto tempo deve stare la mascherina sulla bacinella per essere igienizzata, Se tu ce diciamo? la lasci qualche ora, sei tranquilla che sicuramente Perfetto. sì. Poi ci sono altre mascherine che sono però molto più tecniche, perché sono le mascherine famose FP2, FP3, che sono merce, erano merce quasi introvabile fino a poco tempo fa. Addirittura la regione ci aveva chiesto, per quelle farmacie che ne avessero per caso avute in giacenza, di darle immediatamente alla struttura ospedaliera, perché erano in difficoltà e ovviamente sono le mascherine che devono usare all'interno degli ospedali. E l'FP2 e l'FP3 si differenziano da un maggiore potere di filtrazione. L'FP3, diciamo che lo devono usare i medici che sono a contatto tutto il giorno con nei reparti Covid, quindi diciamo che al cittadino non servono. Normale. Non servono. E la grossa differenza che si vede fra varie FP2 sono quelle col filtro e quelle senza filtro. Qua me ne sono procurato due. E la differenza è che mentre quella con il filtro protegge assolutamente chi la sta usando, ma consente all'espirazione di uscire senza problemi e quindi potenzialmente di contaminare tutte le persone intorno, quelle senza filtro funzionano in tutte e due le direzioni, quindi preferibilmente se uno ha la possibilità può utilizzare questa qua. Spesso e volentieri si vedono in ospedale i medici che hanno queste qua col filtro perché si respira un po' meglio e chi ce l'ha 8-10 ore al giorno addosso è un bel sollievo. Infatti noterete spesso al telegiornale si vede che hanno questa mascherina e un'altra montata sopra, proprio per proteggere chi sta intorno. E queste mascherine qua comunque devono essere utilizzate se si va in luoghi particolarmente a rischio. Diciamo che per andare in giro per strada, che non bisogna andarci più di tanto, una mascherina chirurgica va più che bene. Quindi, diciamo, ai cittadini la cosa principale è almeno avere, sicuramente avere, perché è obbligo, quella chirurgica. Se si vuole, si può avere una FFP2, ma senza filtro, perché col filtro, se io sono malata e non lo so. Col filtro mi proteggo io da quello che potrebbe essere l'attacco virale dall'esterno, ma se io sono portatore, distribuisco tranquillamente. Allora, abbiamo Fabio che ci chiede se si possono fare domande cattivelle con educazione. Si possono fare, ovviamente, però appunto con educazione. Anche perché mentre aspettiamo le domande cattivelle, intanto volevo chiedere anche se su queste FFP2 vale la stessa regola di come disinfettarle con l'alcol, sempre Sì, uguale. l'evaporazione dell'alcol va sempre bene. Diciamo che una soluzione alcolica almeno al 60%, possibilmente anche al 70%, e le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che riescono a eliminare il virus. Quindi va bene così. Ok, quindi una soluzione con soluzione alcolica 60 o almeno 70, cioè meglio Ah, ancora sì. 70. Anche l'alcol puro meglio, cioè è più forte. Ah, anche l'altro. E per quanto riguarda i guanti, invece, che molti dicono sì, è meglio usarli, no, possono essere dannosi, Allora, cioè i i semplici guanti, guanti. diciamo che se uno si lavasse spesso le mani o si disinfettasse le mani con una soluzione o con un gel idroalcolico, il guanto è quasi un eccesso. Però personalmente lo trovo molto utile perché io ho il vizio di strofinarmi gli occhi, grattarmi un po' così. Col guanto magari mi viene un po' più difficile, quindi evito, perché ricordiamoci, bocca, naso e soprattutto gli occhi, che non vengono spesso considerati come porta d'ingresso, sono delle porte aperte
l'introduzione del virus all'interno del corpo. E quindi il guanto probabilmente rallenta un po' queste abitudini che sono Certo. incontrollate, ecco, insomma, sono Sì, perché dei grattarsi col riflessi. guanto non è proprio. E, per quanto riguarda, ci sono già le prime domande, abbiamo Flavia che ci chiede, la bandana va bene? Allora, la bandana dipende dalla trama della bandana. Chiaro che la mascherina ha una certificazione e io sono sicuro che tutte queste microgoccioline vengono trattenute. La bandana non lo so, probabilmente una buona parte di quello che io emetto lo blocca. Non lo sappiamo poi però perché non ci sono delle certificazioni su una bandana o su una Beh, sciarpa. Probabilmente sì, però non c'è il però filtro, quindi noi non lo possiamo sapere se... sì, più è sottile la trama del tessuto, più è efficace. Altrimenti non si... Presidio medico-chirurgico ha una determinata storia alle spalle di fabbricazione e messa in commercio. Un pezzo di tela, no, mi ha detto che non vada bene. Però non lo Però sappiamo. Abbiamo nessuno ce lo sa. un'altra domanda di Nino che ci chiede su una mascherina, il virus, quanto può vivere se non sterilizzato? Non lo so, ma non lo so perché ci sono le più disparate teorie e fino adesso ricordiamoci che questo virus è spuntato fuori a novembre, dicembre, novembre in Cina. Quindi è un virus non giovane, è giovanissimo. Noi purtroppo non abbiamo grande esperienza e quindi tutti questi problemi sono nati proprio per la mancanza di conoscenza del modo in cui il virus viveva e proliferava. E una di queste notizie ancora poco conosciute è la durata in vita del virus. Il virus, ricordiamoci, che vive non all'aria aperta, vive sempre in queste microgoccioline. E all'inizio si diceva che potesse stare anche 7-8 giorni. Sarebbe un virus veramente tenace, sinceramente non lo so. E diciamo che probabilmente, soprattutto se esposta ai raggi solari, nel giro di 7-8 ore, difficile che riesca a sopravvivere. Però sono supposizioni di letteratura scientifica su questo tipo di virus, in questo momento non ce Non c'è ancora nulla. Ci chiede Teresa se si può lavare. Lei ci ha già risposto che non si può, che bisogna metterla su una bacinella. n'è. Allora, ci sono delle mascherine lavabili. Dove c'è scritto che si possono lavare, si possono lavare, normalmente fino a 60 gradi, magari aggiungendoci un disinfettante. E quelle vanno molto bene. La mascherina chirurgica, questa qua, in tessuto o non tessuto, se la laviamo, facciamo un danno, perché se anche apparentemente rimane intonsa, però sicuramente la trama viene meno e quindi rimangono come proprio dei buchi delle autostrade per far entrare tutto e far uscire tutto. Quindi spieghiamo a Teresa che magari non ha sentito prima, si prende una bacinella, ci si mette dell'alcol e Sì, sopra si guarda, appoggia una... migliore è fare così. Noi la piazziamo qua sopra, tac, in questa maniera. Io ho perso il collegamento, no, ci No, siamo. c'è E sempre. così lasciamo un po' di alcol sotto che evapora e siamo tranquilli che la mascherina Un paio viene di ore igienizzata. così e viene igienizzata. Assolutamente, sì. Poi c'è Marco che chiede, Marco Di Falgo, noi che lavoriamo nella ristorazione, come sarà? Bella domanda, non lo sappiamo in questo momento. Diciamo che possiamo fare delle supposizioni, ma aspettiamo di vedere cosa verrà detto il 4 di maggio, speriamo magari anche un po' prima, e per quelle che saranno le disposizioni delle autorità. Sinceramente non lo so. Sicuramente varranno le norme di distanza sociale e quindi sinceramente la vedo particolarmente complicata, insomma, la ristorazione. Però io mi Sì. auguro, come tutti, che si riesca a ripartire nel migliore dei modi. Poi abbiamo la domanda cattivella che è arrivata da Fabio che ci chiede sinceramente in queste settimane che ricarico è stato applicato sul mediamente che ricarico hanno applicato mediamente i rivenditori sulle mascherine chirurgiche? Allora, i più disparati, ma spesso e volentieri il rivenditore finale
ha a sua volta un prezzo di acquisto molto diverso. Io, guarda, questa mascherina qua in questo momento la sto vendendo a 1,50 euro. Tieni presente che la pago 1,20 euro. Certo. Non c'è un gran ricarico. Penso che se la vendessi a 1,90 euro non farei un. Non potrei essere considerato uno strozzino. E diciamo che magari qualcuno se la compra a 2 euro, purtroppo poi la deve anche a sua volta vendere a Certo. privati. A tal proposito, è da marzo che la federazione, Federfarma, la nostra federazione nazionale, ha chiesto di poter trattare le mascherine alla stessa stregua di un farmaco e di conseguenza abbassare l'IVA dal 22 al 10 oppure anche al 4, o facendo un volo pindarico anche togliere l'IVA perché in fin dei conti tanto il gettito dello Stato sull'anno precedente le mascherine erano talmente poche che non danneggerebbe nulla e abbasserebbe il prezzo finale, questo sicuramente, ma soprattutto ne garantirebbe il prezzo in acquisto e il prezzo in fase di vendita, per cui potremmo avere delle mascherine in questo momento probabilmente fra i 90 centesimi e l'euro al prezzo al pubblico, che sarebbe molto utile. E io insomma spero che nel futuro si possa arrivare a questo. Sono tutti passaggi abbastanza complicati e burocratici a livello nazionale e in questo momento probabilmente non è proprio la priorità assoluta della Protezione Civile quello di andare a vedere Sull'IVA, sì, certo. sull'IVA della mascherina. Della mascherina. Però sarebbe una cosa utile, Sì, sicuramente. ovviamente non è che il singolo farmacista può togliere l'IVA, cioè deve essere No, una. ci mancherebbe, no, no. Certo. L'IVA uno ce l'hai abbassata in acquisto e a sua volta poi la rivende. Esatto. E siccome ci sono tantissime domande, penso che neanche un esame universitario probabilmente ha risposto a così tante, dottore. Allora, arriva da Giuseppe che ci chiede: le FFP2 quanto tempo si possono usare? Allora, vale lo stesso discorso delle mascherine chirurgiche. L'utilizzo continuativo è di 8 ore, 10 ore massimo, però l'utilizzo continuativo ce l'ha un operatore sanitario. Diversamente, una persona che deve uscire, andare a fare la spesa, andare in farmacia, andare a fare quello che deve fare, probabilmente lo utilizza per un'ora di fila e quindi la può utilizzare più volte. Diverso è il discorso se apriranno varie altre attività commerciali, chi la utilizza per 8 ore e poi basta. Certo, e ovviamente hanno anche un costo maggiore le FFP2. Assolutamente sì, assolutamente sì. Certo. Guardi, le FFP2 prima di tutto questo pandemonio si trovavano sul mercato a 2,50 euro. Adesso si acquista minimo a 7 euro, di conseguenza poi si vendono a 8, 9, 10. Certo, certamente. Ci chiede il signor Nino se le mascherine le sottoponiamo ai raggi UV? Non credo che succeda. Allora, non dovrebbe succedere niente, anzi, i raggi UV sono molto battericidi. Bisognerebbe vedere nelle caratteristiche tecniche e nella scheda tecnica di ogni singola mascherina che non sia controindicato per il tipo di tessuto. Normalmente si può fare. Ok, poi questa è una domanda che ci fa Letizia, ma credo che non ne possa nulla il farmacista neanche come assessore Gnutti, perché non mi sono arrivate le mascherine a Bordighera Centro? E questa è una bella domanda. Quelle famose della regione, diciamo, sono state distribuite dalla posta. Io stesso abito di fianco a mia mamma, nella cassetta di mia mamma ce n'era una, nella mia non ce n'era neanche una. Probabilmente ha detto lui ce l'ha già, per cui Basta. sono state distribuite abbastanza a macchia di leopardo e sono lamentele che ci sono arrivate. Sinceramente, non so perché, perché la distribuzione è stata fatta Sì, quindi non è. Un'altra domanda di Isabel Plico chiede, Pilco, scusi, i bambini li devono portare le mascherine? se vado in giro, sì.
Se vanno in giro sì, bisogna cercare di adattargliele perché ci sono anche delle mascherine per bambini. Io sinceramente non ne ho ancora viste materialmente, le ho solo viste pubblicizzate da alcuni venditori. Probabilmente, diciamo, con un bambino piccolo piccolo non dovrebbe uscire e via. Un altro gli si adatta la mascherina, magari facendo anche il nodo dietro per accorciarla un pochino, ecco. E sì, comunque anche i bambini la devono. Perché i bambini difficilmente si ammalano, anche se poi Qualcuno c'è stato. la statistica è un po', insomma, è difficile da interpretare. Ma sicuramente se anche non si ammalano, se hanno il virus lo portano in giro. Certo, E poi fanno come ammalare papà, i nonni e le zie. chiedono quali mascherine vanno bene, credo le mascherine chirurgiche, come abbiamo detto, Ma che sì, sono per quelle l'utilizzo che quotidiano va più che bene. mascherine chirurgiche. E a Vanina De Paola rispondo velocemente perché chiede: possono andare bene anche le mascherine in cotone? Lo diceva prima il dottore, dipende dalla trama del cotone, poi però non ci sono certezze alla fine, non è la stessa Vabbè, dipende, cosa. ci sono anche delle mascherine chirurgiche in cotone, Ah, ecco. benissimo, certo, per Bacco. Ad esempio c'è la veleria, adesso qua non penso di fare nessun tipo di pubblicità, ma la veleria che c'è al porto di Aregai, che ha avviato una produzione di mascherine, e oltretutto sono molto, molto valide, sono in Gore-Tex, fanno tre strati di Gore-Tex e va bene anche quello. L'importante è che abbiano le caratteristiche proprio fisiche di trama del tessuto tali da non consentire il passaggio delle Perfetto, grazie mille. Allora, poi Francesco Livio chiede FFP3, FFP2, sono veramente mascherine non gentili? No, dipende. Quelle con il filtro, queste qua proteggono chi le porta, ma lasciano passare tutto. Queste qua, che sono dello stesso tipo, non hanno il filtro e di conseguenza proteggono in entrambi i sensi. E diciamo che quelle col filtro sono utilizzate dagli operatori sanitari e sinceramente avercela sulla faccia per 8-10 ore, che è quello che dura il turno di un operatore, un infermiere, un medico, è veramente un sacrificio importante. Quindi è un ottimo rimedio quello di avere la valvola Se che permette appunto di bisogna avere la mascherina. usarle 8 ore di seguito, se io devo farci solo la spesa, posso Sì, ma resistere è anche. inutile, insomma, sinceramente è troppo. Esatto. Ecco, beh, la domanda di Antonella, io credo che possiamo, cioè non, nessuno può rispondere in questo momento, né io né l'assessore, per le mascherine fornite dalla regione, come funziona per chi lavora in Liguria per 10 mesi o più annui ma non è residente, questo ci Non dispiace lo so, Antonella, ma non sappiamo come, non lo cosa so proprio. risponderle. E invece, appunto, c'è Luca Di Antonio che fa una domanda che doveva essere anche quello che io volevo chiedere, essendo anche lei assessore allo sport. Questa è una bella Come domanda. possibilità di fare sport con la mascherina? Ci sarà l'obbligo? Non saprei, vediamo quali saranno le linee guida che ci verranno indicate nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi bisogna aspettare. Eh sì, e E bisogna lei. pazientare. Purtroppo io capisco che abbiamo tutti voglia di andare perlomeno a farci una passeggiata o una corsetta, però in questo momento è più importante salvaguardare la salute generale. E allora c'è un'ultima domanda, poi magari parliamo un attimo proprio in chiusura di quelle dello sport, delle politiche sportive a Bordighera. Comunque, l'ultima domanda è quella di Mary, che dice: si possono usare mascherine fatte artigianalmente con filtro al carbone attivo? Si possono, per carità, non è vietato, e bisogna vedere questo filtro se alla fine riesce a fare il suo mestiere. E ovviamente i prodotti che sono in commercio sono testati e quindi danno un determinato tipo di garanzie. Quelle fatte artigianalmente probabilmente vanno bene, ma non abbiamo nessun tipo di garanzia. È come quando ci si faceva il carrettino per andare giù nelle discese, tu avevi la certezza che non ti si staccasse la ruota. No. No, se ti compri una bella bicicletta bella fatta, probabilmente vai più tranquillo. Ecco, insomma, super questo qua. Arriva un'ultima domanda tecnica che accogliamo. Beh, le mascherine a norma devono avere inciso il marchio CE? Come mai su quelle chirurgiche non c'è nessuna indicazione? Facilissimo.
perché il marchio CE è sulla confezione. Le confezioni però delle mascherine chirurgiche sono da 50 unità. All'inizio eravamo costretti a vendere 50 maschere alla volta e di fatto nessuno le comprava, salvo magari qualcuno che aveva un'azienda o più persone a cui farle utilizzare. E finalmente c'è stata una deroga, ma questo già a marzo, che ha permesso di sconfezionare venditore al dettaglio, al farmacista, chi vende in questo momento le mascherine, anche le ferramenta, eccetera, di poterle sconfezionare e quindi non hanno il marchio sopra, perché il marchio è sulla confezione iniziale. E la norma prevede anche che tutte le informazioni previste nell'etichetta vengano esposte al pubblico. Io, ad esempio, in questo momento sto vendendo delle mascherine che arrivano dalla Cina, sono certificate, ho fatto un bel cartellino in cui ci ho messo tutte le varie caratteristiche. Poi voglio vedere chi è che avrà la Sì. voglia Però di mettersi lì a leggere, però c'è, le informazioni ci sono. assolutamente. E si possono usare due mascherine chirurgiche contemporaneamente, ci chiede Perché Paolo, di no? cui una, Aumentiamo la protezione, sicuramente sì. ma dice Ma una in dice un uno senso in senso inverso. inverso. Oh, no, guarda. Uguale, ok. Allora, io direi che basta domande perché abbiamo già, ci siamo già, come si dice, abbiamo sequestrato il dottore già da 26 minuti. È molto, molto importante, come vedi, le domande arrivano proprio perché le persone Mi fa vogliono sapere. piacere. È diventata una nuova necessità e nessuno, chi non era addetto ai lavori, non le conosceva. E Visto che appunto. l'ho detto, scusa, visto che l'ho detto solo proprio all'inizio, mi raccomando, mettetevi la mascherina sul naso e sulla bocca, non a metà strada, perché altrimenti non serve. Ecco. Quindi non sul mento, non solo sulla bocca, tutte e due. Un'altra, appunto, visto che lei è anche assessore allo sport, adesso è tutto fermo, ovviamente so però che per esempio ci sono state facendo dei lavori anche al palazzetto, insomma mi parlava anche il sindaco prima di illuminazione a LED, di queste cose qui, insomma, Sì, quindi. abbiamo approfittato del fatto che la vasca della piscina è vuota per poter sostituire l'illuminazione all'interno della locale piscina. L'avevamo già fatto l'anno scorso dalla parte del campo sportivo e la piscina diventava un po' più complicata perché non si riusciva a montare l'impalcatura per andare fino sul soffitto. E adesso, approfittando di questa purtroppo forzata chiusura, abbiamo pensato bene di cambiare e mettere, avremo la piscina con le luci a LED e quindi un bel risparmio energetico. Per quanto riguarda le politiche sullo sport del comune, ci saranno, dovete ancora, adesso vi siete fermati, immagino, perché c'è questa emergenza, che è tutto fermo. Addirittura pensiamo è fermo il centro Piatti, dove lì lo sport è massimo livello Beh. mondiale e purtroppo ecco, siamo così, siamo in queste condizioni e speriamo di ripartire al più presto possibile. Certo è che sarà diverso perché per un discreto periodo noi non dobbiamo pensare ai giocatori del calcio della Serie A che sono in ritiro permanente e faranno uno smisurato numero di tamponi per stare tranquilli e il nostro sport è fatto come persone comuni e quindi dovremo comunque utilizzare una certa precauzione e cautela e quindi insomma una certa distanza uno con l'altro, per cui andranno sicuramente molto bene tutti quegli sport individuali, un po' meno bene gli sport di squadra. Speriamo di riuscire a sopperire con altri generi di sport, ecco, perché sinceramente penso che sarà molto complicato fare sport di squadra Nell'immediato, nel breve certo. periodo. Nel breve periodo. Noi la ringraziamo, dottor Gnutti, e invitiamo anche chi non ha visto tutta la diretta, che vuole avere delle risposte, che magari si è perso qualche pezzo. Questa diretta rimane sulla pagina Facebook di Riviera 24 e verrà salvata anche sul nostro canale YouTube, e quindi chi vuole, sul nostro giornale. Quindi chi vuole può ritrovarla e può ascoltare tutte le spiegazioni di come devono essere disinfettate o meno le mascherine, quanto possono durare, tutti gli utili consigli che ci ha dato il dottor Tutti. Dal momento è tutto, ci rivediamo alla prossima diretta. Perfetto, grazie, Arrivederci, ciao a tutti. arrivederci.